Dimitrios Sounas nasce il 12 agosto 1994 in Grecia e da quest'anno, dalla stagione 2020-2021, è il centrocampista del Perugia. In esclusiva oggi a TEF Channel. È un piacere incontrarla. Un piacere anche per me. Buonasera a tutti. Allora, lei amava giocare a calcio sin da quando era bambino. Usciva da scuola e andava a giocare con i suoi amici, così? Sì, mi ricordo anche adesso, quando ero proprio giovane, dopo la scuola non mi veniva la voglia di studiare, però mi veniva la voglia di avere sempre un pallone a mano e giocare con i miei amici, perché questo mi faceva divertire, mi faceva piacere, era il mio tutto. Quindi mi ricordo ogni giorno di giocare, ero instancabile, potevo giocare tutto il giorno, però era la mia gioia. E c'era la mamma che veniva a cercarla? La mamma sempre, pure il mio papà mi cercavano sempre, però già da quando ero bambino hanno capito anche loro che la mia destinazione sarà il calcio. C'era qualcuno in famiglia che aveva la passione per il calcio, che magari giocava, oppure una passione che è nata soltanto in lei? Allora, dalla nostra famiglia non è nessuno che ha giocato calcio professionale, diciamo. Ero il primo che ha fatto i primi passi a giocare calcio. Hanno giocato pure il mio zio, però ai dilettanti, non ha fatto una carriera, ha giocato sempre là vicino a casa sua. Ho letto che le piace il mare. Le piace tanto il mare, però preferisce mangiare la carne. Come mai? Non lo so, è un po' strano, sì, tutti me lo dicono, però io vivo proprio sul mare, la mia casa è sul mare proprio, però mi piacerebbe, come hai detto tu, mangiare il carne, è una scelta mia che, cioè, non lo so, mi piacerebbe mangiare più carne che il pesce. In genere chi viene da un posto di mare poi ne sente la mancanza, noi in Umbria non l'abbiamo. Lo sente il richiamo del mare ogni tanto? Sì, infatti un'altra cosa strana è che non mi manca troppo il mare. A me piace vivere in montagna, pure questa è una cosa strana perché, come ho detto prima, vivo sul mare, però è la verità. Anche a me e la mia compagna piace a vivere in montagna, anche perché gli anni scorsi ho fatto sempre in Puglia, ho fatto in Calabria, che sono posti sul mare, quindi mi trovo benissimo qua a Perugia. Ha parlato della sua compagna, lei è fidanzata da tantissimi anni. Sì, siamo insieme da quasi 10 anni, praticamente da quando eravamo in scuola insieme, siamo dallo stesso posto. È la mia forza, mi sostiene sempre, sta sempre con me, ovunque vado, la ringrazio. Quindi è stato importante averla sempre al fianco, anche visti i grandi cambiamenti che ha fatto, insomma ha dovuto lasciare la Grecia, trasferirsi in Italia, non è sempre semplice, avere qualcuno al fianco immagino che sia d'aiuto. Infatti all'inizio non era semplice, anche perché lei studiava, doveva finire prima l'università e poi a venire a vivere con me. Infatti i primi 2 anni che sono stato in Italia erano un po' duri per noi due, però alla fine ce l'abbiamo fatta, lei è venuta qua e stiamo benissimo. Ci dice che cos'è il pasticcio? Pasticcio è un classico piatto che facciamo in Grecia per mangiare, tipo la pasta con il carne che si fa tutto insieme al forno. Se lo fa la mia mamma è la cosa più bella. È quindi perfetto. Quando torno a casa che la mia mamma mi chiede cosa ti manca di più di mangiare, dico sempre pasticcio, mamma, fammi quello pasticcio che fai tu e stiamo a posto. Che cosa le manca veramente della Grecia e che cosa invece non rinuncerebbe più, ma riferito all'Italia? Allora, tanto mi manca la mia famiglia, tanto, anche perché già dall'anno scorso, quando è successo quello con il virus, sono tornato a casa solo per 2 settimane. Gli altri anni, quando sono tornato a casa, rimanevo 1 mese e mezzo, quindi era una sensazione strana per me.
perché non ho avuto il tempo per vedere i miei. Infatti anche adesso mi mancano tanto, però purtroppo dobbiamo fare pazienza e poi vediamo. Ho visto che anche lei ha qualche tatuaggio. Sì, infatti i tatuaggi li ho fatti quando ero 17 anni, 18 anni, quando ho firmato il mio primo contratto professionale. Questi sono i lettere della mia famiglia, i nomi dei primi lettere della mia famiglia, quindi li volevo avere sempre con me. Ho fatto questo tatuaggio, ce l'ho anche uno qua e uno da... Hanno tutti un significato? Sì, questo dietro ho scritto pure in italiano, non lo so perché mi piacerebbe la lingua, da quando prima di venire in Italia mi piacerebbe tanto la lingua. Ho scritto la famiglia è una benefizione, quindi diciamo che per me la famiglia è la cosa più importante. Io. Lei è arrivato in Italia 4 anni fa, nel 2016, quindi aveva già un po' di dimestichezza con la lingua. Quali sono state le difficoltà maggiori che ha incontrato? La verità è che i primi mesi erano molto difficili, anche perché la prima squadra che sono venuto qua in Italia era in Puglia, a Monopoli, e non c'erano ragazzi che parlavano inglese, quindi io ho dovuto imparare velocemente la lingua per fare i passi avanti, perché per fortuna l'allenatore poteva dirmi qualcosa in inglese, però non era facile, e comunque in 3-4 mesi ho studiato e ho imparato la lingua. Quindi è stato anche molto bravo, perché la nostra lingua non è molto semplice. Infatti non è molto semplice, però la lingua italiana e quella greca ce l'hanno tante parole simili, quindi quello mi ha aiutato di più. Però ho studiato tanto per arrivare in quello livello, per capire tutto e per capire pure il mio allenatore. Prima di tutto l'allenatore, prima di tutto, sì. Chiaramente. Che cosa le piace fare nel tempo libero? Tempo libero in questo momento non è poco, che... si può fare tanto, però effettivamente. Quando tornerà tutto in normalità, mi piacerebbe andare, quando ho il giorno libero, mi piacerebbe andare con i miei compagni a mangiare fuori in un ristorante, o andare con la mia compagna con il nostro cagnolino, di fare un giro qua in questo parco bellissimo che esiste qua, questo verde. O mi piacerebbe andare al cinema a vedere qualche film. Questi, più o meno questi facciamo quando ho giorni liberi. Lei ha iniziato a giocare con l'Aris Salonicco. Come è stato iniziare in una squadra così importante? Non è stato facile, anche perché io quando ho firmato il mio primo contratto con l'Aris Salonicco, la squadra non passava anni belli, diciamo, perché aveva tanti problemi, e quindi non è stato semplice pure per me. Però io subito ho capito che per fare la differenza là devi sacrificare tante cose, e quindi ho messo a parte i problemi che esistevano e mi sono concentrato solo sul calcio. Il primo anno è stato molto bello per noi e per tutta la squadra, purtroppo il secondo c'erano parecchi problemi economici, quindi la squadra non è andata bene. Ha avuto anche esperienza in nazionale, no? Sia nell'Under 19 che nell'Under 21. Com'è l'ambiente della nazionale? Come si vive a quell'età? Ti fanno capire subito che l'importanza che c'ha quando indossi la maglia della nazionale, ti fanno capire subito che devi dare sempre il massimo per la tua nazione, devi dare sempre il 100%, perché è una cosa importante stare a nazionale. Anche quando stai in Under 19 o Under 21 è la stessa cosa se stai nella prima squadra, ti fanno capire subito che devi stare sempre al massimo. Lei è sempre stato un centrocampista? Ha giocato in altri ruoli oppure si è cucito addosso subito quel ruolo? Sempre centrocampista, ho iniziato là e fin oggi faccio il lavoro a centrocampo. Lavoro a centrocampo. Lei è uno che cerca anche la porta, però.
Sì, mi piace tanto buttarmi dentro l'aria. Purtroppo non sono uno fino adesso che fa tanti gol, infatti mi sto lavorando su questo, però io ho imparato una cosa per me è una cosa più importante è vincere la squadra, non guardo a me personale se faccio un gol o no, per me la cosa più importante è vincere la squadra e raggiungere gli obiettivi. Per me mi fa più piacere se segna il mio attaccante che se segno io, per esempio. È un generoso, ma del resto in un gioco di squadra Un gioco di ognuno deve squadra. mettere il suo per fare in modo che la squadra Sì. vada al meglio sicuramente. Nel 2016 arriva in Italia e per 3 anni sta a Monopoli. Com'è stato l'impatto? Ha trovato differenze tra il suo stare e vivere il calcio in Grecia e invece viverlo qui in Italia? È molto diverso, ti posso dire che è molto diverso il calcio. Qua diciamo che il calcio è più una tattica. Diciamo che in Grecia giochi più libero, non esiste la tattica qua. È quello che ho imparato qua in Italia, a giocare, a essere intelligente tatticamente e tecnicamente. L'organizzazione un po' fa la differenza. In Grecia non esiste, l'organizzazione non esiste in questo livello come sta qua in Italia e quindi qua in Italia ti fa sentire più calciatore, professionista. E infatti questo è che fa la differenza alla fine. Quindi lei è sicuramente cresciuto a livello A calcistico livello calcistico giocando in Italia. sì, mi sono cresciuto tantissimo. Mi sono cresciuto tantissimo perché, come ho detto prima, quando un giocatore ce l'ha, come qua a Perugia, ce l'hai tutto per migliorarsi, è la fortuna di ogni giocatore. Ogni giocatore vuole avere un campo bello per allenarsi, la palestra, quindi questo mi ha fatto migliorare tanto. Dopo i 3 anni a Monopoli è arrivato a giocare l'anno con la Regina, con Mister Toscano in panchina e ha vissuto anche la promozione in Serie B. Che anno è stato lo scorso poi? Sì, è stato un anno bellissimo che porterò sempre nel mio cuore. Abbiamo fatto un campionato straordinario, era una cosa, abbiamo scritto la storia a Reggio e questo rimarrà per sempre. Quindi questo lo tengo stretto per me e non lo dimenticherò mai nella mia vita. Lei ha avuto 4 allenatori in Italia, no? Ha avuto Zanin il primo anno a Monopoli, poi 2 anni Scienza, l'anno scorso Toscano e quest'anno invece Mister Caserta. Di questi quattro, tre sono stati ex Sì, centrocampisti. sì. Le hanno dato qualcosa in più? Certo, mi hanno dato tanto, tutti mi hanno dato qualcosa che mi mancava. I consigli di ogni allenatore sono molto importanti e io sono un giocatore che ascolta troppo l'allenatore. La mia forza è questa, di imparare sempre in allenamento, di migliorarsi sempre e quindi voglio ringraziare a tutti gli allenatori perché tutti mi hanno dato qualcosa per arrivare qua a Perugia. A livello di giocatori del suo ruolo, ce n'è qualcuno al quale fa riferimento, che le piace in particolare, che ha osservato o sulla scia del quale è anche cresciuto professionalmente? Il mio idolo è stato Luka Modric, anche quando stavo al Tottenham. Mi ricordo che lo guardavo e dicevo, magari non si sa mai un giorno, magari diventerò anche io come lui. È stato il mio idolo, diciamo, anche fino ad oggi. Parliamo un attimo di Fabio Caserta, che allenatore Soprattutto per me, prima di allenatore, è una grande persona, è una persona che ti aiuta tanto anche fuori dal campo, anche dentro. Sta sempre vicino alla squadra. Questo, secondo me, è la tua forza, di stare sempre troppo vicino con i giocatori, a parlare, a dare consigli. È la cosa più importante, stare sempre sul pezzo. Lui sta sempre sul pezzo, non molla mai un centimetro e questo è il segnale che deve dare ogni allenatore nella sua squadra. È molto importante per raggiungere obiettivi, stare sempre al massimo e stai sempre sul pezzo.
Si dice, è la realtà, che il Perugia ha tanti uomini a disposizione per il centrocampo. Come vive lei questa situazione? È uno stimolo oppure è un ostacolo? Secondo me, quando hai in una squadra tanti giocatori forti, per me è una gioia, perché ti fa migliorare. Tu devi sapere che in ogni allenamento devi dare qualcosa in più se vuoi giocare domenica, e questo è la cosa più importante che abbiamo oggi. Abbiamo una rosa di tutti i giocatori forti, quindi tu devi pensare sempre a dare il massimo in allenamento e ogni domenica. Se non dai il massimo, purtroppo non giocherai. Questo è il calcio e questo è il mister che ci fa capire. Se non dai il massimo in allenamento, non puoi giocare domenica bene, perché quello che fai in allenamento lo fai anche domenica. Quest'anno il Perugia ha vissuto due momenti particolari, quello prima di Mantova e quello invece successivo a quella partita che è stata così pesante, con un risultato così pesante per il Perugia. Come ha vissuto queste due fasi e qual è stata la partita peggiore e quella invece che le ha dato maggiori soddisfazioni proprio di questa stagione? La partita peggiore non può essere altra che quella contro il Mantova, però ci ha fatto bene quella sconfitta, perché ci ha fatto capire che ci dobbiamo dare qualcosa in più se vogliamo fare un campionato importante. Fino a Mantova non eravamo, vi dico la verità, non eravamo una squadra. Poi abbiamo capito che siamo in una grande squadra, siamo in una squadra che ha tanti tifosi, quindi dobbiamo cercare di dare, ognuno di noi dobbiamo cercare di dare qualcosa in più, e quello che è successo dopo mi fa veramente piacere, perché tutti hanno capito che dobbiamo sacrificare tante cose e dobbiamo dare il massimo ogni domenica. La partita più bella secondo me è stata quella contro il Padova, perché abbiamo fatto una grande partita tutti e abbiamo fatto la vittoria più grande, abbiamo vinto la partita, abbiamo portato tutti i 3 punti e siamo avvicinati al primo posto. Noi siamo all'interno del Museo del Perugia, dove è sintetizzata la storia di questa incredibile società. Che effetto le ha fatto essere chiamato dal Perugia? Allora, diciamo che lei aveva un altro anno di contratto con la Regina e quindi avrebbe potuto giocare in Serie B. Poi è arrivata la chiamata del Perugia, che l'ha acquistata a titolo definitivo. Sia sincero, avrebbe voluto giocare la Serie B oppure è venuto a Perugia con piacere? Allora, vi dico la verità. Quando ti chiamo una squadra come il Perugia, come per esempio la Regina, a prescindere dalla categoria, è una squadra con una grande storia, quindi vieni sempre in una grande squadra. Io, quando mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto abbiamo questa possibilità, non ho pensato neanche un minuto, ho detto subito che vorrei venire qua, perché lo so la storia, lo so in che squadra sono venuto. Mi piacerebbe anche vedere lo stadio pieno, purtroppo non si può fino adesso, però so dove sono venuto e sono contentissimo di far parte di questa grande squadra. Lei è arrivato a Perugia che il campionato era già iniziato, è arrivato proprio alla fine del mercato. Sicuramente l'inizio dell'allestimento della squadra è stato complicato, proprio perché non eravate tutti subito disponibili, la preparazione non è stata per tutti uguale ed è probabilmente stato uno dei motivi per cui il Perugia non ha iniziato così bene. Può essere, ma non dobbiamo cercare alibi. Io, da quando sono venuto qua, ho capito subito che mi devo trovare pronto, perché non c'era tempo, il campionato era già iniziato, gli obiettivi, c'è solo un obiettivo, vincere il campionato, quindi non c'è mai tempo, dovevo entrare subito nella squadra, dovevo capire subito i compagni, infatti all'inizio ho fatto un po' di fatica, diciamo, però dopo subito sono entrato, anche mi hanno aiutato i ragazzi, grazie a loro sono entrato subito nella loro famiglia,
che sono ragazzi straordinari tutti, e questo mi ha aiutato tanto. Lei ha vissuto con tutta la città l'emozione di salutare Paolo Rossi e ha potuto così vedere direttamente il grande legame che c'era tra Pablito e la città. Come ha vissuto quella giornata, quel momento condiviso con il club e con Perugia? È stato un momento particolare quando abbiamo sentito la triste notizia che il nostro campione ci ha lasciato. Ci ha lasciato, però per noi rimarrà sempre nel nostro cuore. Era un campione dentro e fuori dal campo e quindi questo lo riporteremo per sempre nel nostro cuore. Lei ha sulla maglia il numero 13. Ha cambiato sempre i numeri, non ne ha avuto uno in particolare, ma ce n'è uno che vorrebbe avere o che magari ha scelto nel corso degli anni per qualche motivo in particolare? No, io vi dico la verità, volevo il numero 7, però qualche giorno fa è venuto il nostro Elia e l'ha chiesto lui, quindi l'ha preso lui. E poi il 13 l'ho avuto pure al Monopoli, quindi ho detto, mi ha portato fortuna, quindi ho detto prendiamo il 13 perché magari mi porterà fortuna. Il numero 7 perché l'avrebbe voluto? Perché l'anno scorso ho vinto campionato con la Regina con il numero 7. E qui torniamo al solito discorso che non siamo mai scaramantici nel calcio. Sì, però sono due numeri importanti, 7 e 13 hanno significato qualcosa di importante nel suo percorso calcistico, sì. Sicuramente. Sì. Non abbiamo parlato dei tifosi che oramai da tanti mesi mancano sugli spalti. Riuscite ad avere un rapporto con loro? Sentite comunque la presenza dei tifosi nonostante non si vedano allo stadio? Purtroppo non si vedono, purtroppo mi dispiace che non possono venire allo stadio, perché secondo me sarebbe sicuramente la nostra forza, perché giocare con la curva piena è diverso per un giocatore e giocare con la curva vuota mi dispiace, perché noi sappiamo che tifosi abbiamo, li volevamo sempre stare vicino a noi, però purtroppo per il virus non si possono venire allo stadio, quindi speriamo che si risolva presto questo problema, perché per noi è importante avere i nostri tifosi al fianco. Mandi un messaggio ai tifosi. Sunas ai tifosi che cosa dice? Dico che per indossare questa maglia devi avere la responsabilità, devi essere consapevole che devi dare sempre il massimo. Io vi garantisco che sempre darò il massimo fino all'ultimo giorno che sarò qua a Perugia. Per questa maglia darò sempre il 200% per portare questa squadra dove merita. Perugia, ha potuto visitarla? Le è piaciuta? Ci si trova bene? Che accoglienza ha ricevuto? Purtroppo non ho girato tanto, sono andato qualche volta al centro storico, che è bellissimo. Comunque si capisce che è una città bellissima e è una città che mi trovo benissimo fino ad oggi. Allora, è stato un piacere incontrarla. Le faccio me. Un grandissimo in bocca al lupo per Grazie. Questa stagione. Grazie le auguriamo il meglio per questa stagione. Grazie. E in bocca al lupo da parte grazie di mille. Tutti. E tanti è auguri. Stato un piacere, grazie mille.